Covid ci ha fatto capire che sul lavoro anche gli infermieri, i medici, personale sanitario può morire, può avere degli infortuni gravi, può comunque arrivare a delle forme chiaramente di stanchezza talmente pesanti da rendere quasi la stanchezza cronica e quindi chiaramente pesare anche sull'equilibrio della famiglia, oltre che personale, eccetera. È uno dei messaggi lanciati alla Biblioteca San Giorgio in occasione della giornata per le vittime del lavoro e dell'amianto organizzata da Anmil Pistoia, Fondazione Pofferi e Centro Marco Vettori. Il momento è stato infatti occasione per puntare i riflettori sugli infortuni e le morti da Covid tra personale del settore sanitario. È un problema emergente in questo momento in cui registriamo un'emorragia di medici, di operatori sanitari poi dal Servizio Sanitario Nazionale verso il pensionamento anticipato, perché ovviamente c'è un problema di burnout proprio della categoria medica, sanitaria, infermieristica, tutti, che il Covid ha fatto esplodere, ma che era già presente anche prima con tutti i tagli che sono stati fatti alla sanità, sul personale, e quindi o rimediamo a questa situazione o veramente il sistema sanitario rischia di implodere su se stesso sotto il peso di questi problemi che ci sono. È chiaro che adesso, dopo 2 anni di pandemia, il personale sanitario ha bisogno effettivamente di una riprogrammazione della politica, no? Di quelle sono le norme di sicurezza e che vanno chiaramente a mettere in equilibrio le necessità dei servizi con la quantità e la qualità degli operatori che compongono l'equipe. Questo è uno. 2, riadeguare velocemente le tecnologie.